Buongiorno amici montanari, bentornati in Islanda. Oggi è il nostro sesto giorno qui. Come vedete il meteo non è dei migliori e oggi abbiamo pensato di dedicare la giornata a fare un po' i turisti merenderos, cose di questo tipo. Faremo un po' di tappe, stiamo facendo un po' il giro della penisola dove sorge Reykjavik e la prima tappa di oggi è questa, la Krýsuvíkurkirkja, una cosa del genere. Ora andiamo a vedere com'è e poi proseguiamo nel nostro tour giornaliero. I'm driving in my car, the road is long and full of dust. The landscape changes around me, on and on I feel I'm lost. Whatever happened to me, happened for my highest good. I read that in so many books, now it's almost understood. I'm moving on and on. On and on. I'm moving on and on. On and on. Seagulls fly around the beach house that I rented for a while. You can try to find my number or my FBI file. Allora amici montanari, siamo venuti a visitare quello che dovrebbe essere l'ultimo vulcano nato qui in Islanda, ma purtroppo questa nuvola si copre la visuale. Si intravede un pochino qua sotto la colata lavica che sta fumando, ormai non si vede più lava fusa, e lì dietro tutto questo grigiore c'è il punto da cui è iniziata la colata. Vediamo se poi scendendo verso di là si riesce a vedere qualcosa di più. Allora amici montanari, è la terza volta che rifaccio questa clip e mi suona anche il telefono. Noi ci troviamo ora qui. Il ponte che mi avete appena visto attraversare è il ponte che unisce le due placche, la placca nordamericana e la placca eurasiatica. Ora si trova qui. Ora io mi trovo sulla placca nordamericana e quella di là, adesso ve la faccio vedere, eccola lì, quella è la placca eurasiatica. Quindi qui si attraversano i continenti e qui in mezzo c'è la faglia. Si può chiamare faglia? Si può chiamare faglia? No. Ecco, quindi mi dicono che si chiama rifting e non faglia. Ma sta molto interessante, direi.
And the truth may come as a surprise that with you I feel alive. Allora amici montanari, siamo qui alla Blue Lagoon, qui nella penisola dove sorge anche la città di Reykjavik. È un posto molto carino, ovviamente è stato reso molto commerciale perché è stato fatto un grande impianto termale, una spa molto costosa, e ci si può solo camminare un pochino attorno, a meno che ovviamente non si paghi il biglietto per entrare. La passeggiatina qui è carina, alla fine l'acqua ha un colore azzurro molto bello, però sì, ecco, se giusto avete un'oretta da perdere, una mezz'oretta per fare due passi, si può, e siete di passaggio, ci si può anche fermare, a meno che non vogliate proprio entrare all'interno della spa, ma allora lì, se non ho visto male sul sito, si parla di minimo 50 euro su per giù. Bene amici, siamo appena arrivati all'ostello che ci ospiterà per questa sera. Aspetta che così, ok, se no ero contro luce, che ci ospiterà per questa sera. Sembra un bel posto, abbastanza pulito, in ordine, e molto vicino al centro, non costoso, anzi direi piuttosto economico, quindi sembrerebbe un'ottima sistemazione. Io ora vi saluto perché mi dedico alla doccia, a una birretta, alla serata eccetera, e vi do appuntamento a domani. Buongiorno amici montanari e benvenuti in questo settimo e ultimo giorno di Islanda. Abbiamo appena lasciato l'ostello, devo dire piuttosto confortevole, a parte la cucina sovraffollata, e però dai, per il resto non si stava male. Ovviamente dove c'è tanta gente c'è anche molta umanità, nel senso negativo del termine. E ieri sera siamo quasi riusciti a vedere l'aurora, quasi, perché si intravedeva qualcosa solo attraverso l'obiettivo, a occhio nudo praticamente nulla. Adesso vi lascio una o due foto che ho provato a scattare, non so nulla di che, però posso dire di aver intravisto l'aurora. Comunque, oggi giornata da turisti veri e propri, nel senso che avendo l'aereo questa sera dedichiamo la mattinata e la primissima parte del pomeriggio a visitare un po' la città, la capitale qua di Reykjavik. Ora passiamo col rosso, voi siete testimoni di questa cosa che non si può fare. Colpa di Matteo. Colpa di Matteo, di uno sguardo dall'alto, sappiatelo. E basta, io vi lascio un po' qualche immagine del centro di Reykjavik e noi ci vedremo più tardi per i saluti, presumo. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Allora amici, noi adesso siamo qui in centro a Reykjavik e volevamo andare a vedere quella che è la Sun Voyager. Adesso ve la zoomerò un po', anche se perderà molto di qualità l'immagine. Il problema è che non possiamo avvicinarci più di così perché tutta quest'area da qui fino a lì in fondo è chiusa, perché ci hanno detto che stanno girando un film e quindi non è possibile passare. Ovviamente verremo fuori nelle inquadrature e non saremmo ben accetti, quindi niente, ci dobbiamo accontentare di vederla da distante. Sweet.
Allora, amici montanari, avevo detto che ci saremmo visti per i saluti, ma così faccio un piccolo aggiornamento sulla situazione viaggio. Siamo arrivati all'aeroporto di Keflavik, ovviamente panorami qui da vedere non è che ce ne siano, e niente, adesso aspettiamo che aprano i check-in. Ci sono arrivati gli sms della compagnia aerea che annunciano che il nostro volo è in ritardo di una mezz'ora, vediamo se recupera. Comunque siamo qui e aspetteremo. Quindi niente, ora ci aspettiamo, ci prepariamo per l'attesa. Io intanto raggiungo gli altri e basta, e ci aggiorniamo più tardi. Allora amici, ulteriore aggiornamento: appena fatto il check-in, qui alle mie spalle i banchi, e abbiamo appena saputo che il volo è in ritardo di 2 ore e mezza, forse anche qualcosina in più, perché è arrivata un'altra notifica poco fa, adesso devo ancora controllare. Comunque sì, volo in ritardo, e quindi faremo un po' di accampamento qui nel terminal dell'aeroporto. Allora amici montanari, questa è la faccia di 3 uomini che hanno appena saputo, anzi no, hanno saputo già da un po', che il loro volo è stato cancellato. Quindi niente, ora ci stanno portando in un albergo e birra ma manetta proprio, cioè proprio. Chi non beve cosa fa? Chi non beve è una brutta persona. Va bene montanari, ci vediamo più tardi per la buonanotte. Eccoci amici montanari. Allora, sono cotto. Allora, sono nella camera d'albergo, che la compagnia aerea Wizz Air nello specifico mi ha messo a disposizione, vista la cancellazione del volo, e che il volo è stato rischedulato per domani all'ora di pranzo, cioè alle 13 qui in Islanda. Avrei voluto portarvi con me anche giù in sala dove abbiamo mangiato, insomma, e dove ci siamo concessi un paio di birrette, però c'era tanta altra gente, non mi sembrava carino mettermi a riprendere in mezzo ad altre persone che magari non avevano piacere di finire in un video. E quindi niente, ho lasciato qui tutto quanto. Abbiamo cenato in maniera molto scarsa, devo dire, nel senso, non come qualità, perché la zuppetta di pesce che ci hanno portato era molto buona, però sì, insomma, diciamo che un po' di fame ce l'ho ancora, ma nulla di che, si può tranquillamente dormire e basta. Domani vengono a prenderci, ci riportano in aeroporto e speriamo che sia la volta buona. Io ora vado a dormire e vi do la buonanotte. Buonanotte amici montanari. Walking the line, and the truth may come as a sur- Eccoci amici, siamo finalmente riusciti a salire in aereo. Dietro di me ci sono i miei compagni di viaggio, perché non problemi con la prenotazione, vabbè non importa, comunque forse ce la facciamo e partiamo. Noi ci vediamo all'atterraggio per i saluti finali e le solite cose. A dopo montanari. I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. Bene amici montanari, anche questa avventura è finita, siamo atterrati a Venezia. Ora ci dirigiamo al ritiro dei bagagli e niente, io direi che questa serie di video finisce qui. Vi saluto, grazie di avermi seguito. Vi salutano anche Matteo. Ciao. E Andrea. Ciao. Andate a seguire i loro canali, vi lascerò tutto in descrizione. E io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima avventura. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo, ciao montanari, buona montagna a tutti.